Spero del giorno. E vi vado subito a leggere le domande e ovviamente a ogni domanda darò una risposta. E poi alla fine di questo video taggerò alcune persone e mi farebbe tanto piacere se rifacessero questo tag per sentire appunto le loro risposte. Allora, prima domanda. Ti piace la stagione estiva? Spiega il perché della tua risposta. Allora, io sono una di quelle persone che ama follemente la stagione estiva. Per me mese preferisci tra giugno, luglio e agosto? Personalmente sono un po' indecisa. Non è che sono proprio indecisa, ma vi spiego. A me piacciono tutte e tre i mesi, però giugno è quel mese in cui sembra che l'estate non possa finire mai. Nel momento in cui finisce, luglio vola, luglio è un soffio, quindi anche se mi piace come mese, perché mi piace tutta la stagione in sé, luglio lo guardo un po' così perché dico no, ma perché devi volare così in fretta? Mentre agosto svanisce nel nulla come luglio, quindi veramente agosto penso che sia il mese preferito, ma non solo tra giugno e luglio, è appunto agosto, ma proprio di tutti i mesi dell'anno. Nonostante mi piaccia comunque.
domanda numero 4. Qual è il momento della giornata che preferisci? Ovviamente sempre riferito all'estate. E il momento della giornata che preferisco? Però se devo proprio scegliere un momento esatto, dirvi proprio quello preciso in assoluto, vi dico dalle 8 di sera. È il momento magico per me, il momento perfetto. Ogni volta d'estate, in quell'ora esatta, io mi sento bene e ogni volta guardo l'ora e vedo che sono proprio in quell'arco. Caspita, questo è il mio momento della giornata. Non so, mi sento felice, completa. È fantastico, una sensazione davvero difficile da potervi esprimere così a parole. Però quello è in assoluto il mio momento preferito. Poi la domanda numero 5. Soffri il caldo. Allora, l'unico motivo per il quale non apprezzo molto l'estate e quindi ci sarebbe un po' da criticarla, è proprio il caldo, perché io soffro tantissimo e fa veramente troppo caldo d'estate. Io soffro sia tanto il freddo che tanto il caldo e quel caldo, che ne so, soffocante, proprio non lo sopporto. Allora, suono di quando accarezzo la parte in pizzo. E questo è quello di quando accarezzo il costume. Quindi questo è il mio costume preferito, appena comprato, ma è già il mio preferito in assoluto. Poi, prossima domanda. Allora, profumo estivo preferito? Se puoi, mostracelo e produci dei suoni con la boccetta. L'originale comunque è
Vestito o pantaloncini? Allora, senza alcun dubbio, preferisco i vestiti perché appunto i pantaloncini, soprattutto quelli jeans, d'estate non li sopporto. Invece con il vestito diciamo che respiro molto di più e sto molto più comoda. Quindi assolutamente. Discoteca o passeggiata notturna sulla spiaggia? Diciamo sono belle entrambe, però devo dire che d'estate mi piace proprio sbizzarrirmi, essere felice, allegra e fare qualcosa di divertente, quindi penso discoteca. Sì, anche se c'è momento e momento, quindi non c'è proprio. Prossima domanda. Allora, descrivi la sensazione che provi quando torni a casa dopo una giornata di mare. Dopo una giornata di mare, la sensazione che provo è strana, nel senso che mi sento sempre molto molto stanca, perché comunque il mare e il caldo tolgono un sacco di energie. Affamata. Un sacco di fame dopo una giornata piena di mare, e però felice, proprio felice, quella stanchezza dell'aver fatto un qualcosa di rilassante, di spensierato, felice proprio la sensazione che provo, più che altro è un'emozione, una felicità, ecco, indescrivibile questo però. Cosa ti viene in mente se pensi a Ferragosto? Se penso a Ferragosto, mi viene in mente le spiaggiate e la discoteca. Sì, perché comunque ogni anno abbiamo fatto le spiaggiate, oppure appunto le serate in discoteca. D'estate mi piace tanto andare a ballare. E poi, la prossima domanda è: hai mai guardato i fuochi d'artificio seduta sulla spiaggia? Sì, sono fantastici perché tu sei proprio sulla spiaggia, di notte, con il rumore delle onde del mare, senti anche proprio il profumo del mare, no? E in contemporanea, questo a Ferragosto a Colfarangi, e ci sono questi fuochi d'artificio che sembra quasi escano fuori dall'acqua del mare e poi in alto illuminano tutto il cielo. È bellissimo.
Sì, mi è venuta proprio voglia. Sono bellissimi. E auguro a tutti di vederli almeno una volta nella propria vita perché è una cosa fantastica. Poi, prossima domanda. Rendere magico tutto. E quindi volevo sapere se anche per le persone che faranno questo tag è una stagione magica o lo è solo per me. E poi, prossima domanda. Abbiamo quasi finito. Questa è l'ultima. Quali sono gli elementi assolutamente? La sabbia. Toccare la sabbia è una cosa che al tatto e anche il suono che produce quando la fai cadere, quando la fai scivolare tra le dita, tra le tue mani. In assoluto. È uno dei suoni che più amo. Poi, ovviamente, quindi questo, ma questo penso che sia in assoluto. E anche adesso che mi viene in mente il profumo della crema solare. Non so, mi fa rilassare tantissimo. Quindi questo era il tag. Poi dice di taggare almeno tre persone. Io voglio taggare. Così come mi farebbe tanto piacere conoscere le risposte di Alessia ASMR Channel. Ciao tesoro, ti mando un bacio anche a te. Poi a Ori Dreams ASMR. Ciao tesoro, bacio grande. Poi anche le risposte di Mary. Bacio, ciao tesoro. Quindi spero che le domande del tag vi piacciono e che risponderete presto a questo mio tag. Mando un bacio a tutti voi e ci vediamo nel prossimo video.